Presidente Alessi, una prima conferenza stampa per presentare Pino Rigoli, ma anche per fare il punto a qualche settimana dalla fine della stagione. Ripescaggio, potenziamento tecnico, come stanno le cose? Ma intanto abbiamo voluto fare questa conferenza stampa all'Acqua Selse perché da qui è partita la mia avventura all'interno dell'Ajax e ho voluto fare questa conferenza stampa, come la prima volta da presidente appunto all'Acqua Selse per mantenere questa, come chiamiamo, la scaramanzia. E detto bene tu, stiamo aspettando tutti con trepidazione questa domanda, questa decisione della Lega per quanto riguarda il ripescaggio, dove che la domanda abbiamo presentato stamattina insieme a tutta la documentazione. E come dicevo poco fa in conferenza stampa, ci giungono notizie da Roma che ci sono state solo 18 domande di ripescaggio. Questa è una cosa che ci fa ben sperare perché il ripescaggio sono due gironi, il girone quelle che hanno fatto le playoff e quelle che sono state retrocesse, quindi verranno ripescate le squadre una da qua, secondo il numero, e poi una e una, quindi noi ci dicono che siamo terzo e quinto posto perché c'è l'Olbia prima di noi, ma l'Olbia a quanto pare non poteva chiedere il ripescaggio perché è una società che è scritta da meno di 2 anni, quindi dico le possibilità aumentano per l'Ajax, però è chiaro che dobbiamo noi aspettare la decisione finale della Lega e per poter poi appunto tirare le somme, ma a questo punto noi non possiamo fermarci perché noi dobbiamo in ogni caso, visti i tempi ristretti, dobbiamo cominciare a lavorare e abbiamo già cominciato a lavorare con una scelta che secondo me è la migliore che abbiamo potuto fare negli ultimi anni con il tecnico Rigoli, che è un vincente, un tecnico che ovunque in qualsiasi squadra è andato, anche in C, in Serie D, ha sempre portato le squadre ai primi posti e alla promozione, quindi noi l'abbiamo voluto fortemente insieme al direttore sportivo Toto Catania e l'abbiamo portato ad Agrigento. Ora stiamo cominciando ad allestire una squadra, cercare i giocatori. Come diceva il direttore sportivo in conferenza stampa, noi cercheremo i giocatori per allestire una squadra e faremo un discorso chiaro ai giocatori. Noi loro non devono accettare né la Serie D né l'eccellenza, perché noi in questo momento non siamo in grado di garantire né la Serie D né l'eccellenza, però devono, chi vuole venire come è stato per il mister, deve sposare il progetto Ajax e venire a giocare ad Agrigento in questa splendida piazza, che poi faremo un ottimo campionato di bene, ma potremmo anche fare un campionato di vertice, di eccellenza. Quindi la squadra la stiamo allestendo per la D, se verrà la Serie D bene, altrimenti soffriremo un ultimo anno e cercare di tenere questa benetta promozione sul campo. Una sorta di continuità con la passata stagione, un progetto che prevede anche una sorta di azionariato popolare. Ecco, come la società ha ricevuto già praticamente riscontro da parte della tesoreria, dei gruppi imprenditoriali locali? Guarda, io devo dire che questa società di solito magari si poteva fare prendere allo sconforto dopo la finale dei playoff persa a 10 minuti dalla fine, ma siamo ancora qua, anzi ci siamo rafforzati, abbiamo cercato e ottenuto la collaborazione di Toto Catania, abbiamo diversi contatti con alcuni imprenditori agrigentini che vogliono entrare a far parte dell'Agregas e speriamo anche nei tifosi, perché fare un campionato di D, se arriveremo in D, lo ripeto, è un campionato che è molto dispendioso di energie economiche. Noi siamo presenti, però sicuramente chiediamo anche un aiuto a tutti, un aiuto all'amministrazione, un aiuto agli imprenditori di Agrigento, ma anche ai nostri tifosi. Noi abbiamo creato due tipologie di intervento, uno è quello dell'aumento di capitale societario e quindi acquistare delle quote societarie che partono da 400 euro in più in poi, però ci sono anche, abbiamo voluto fare questa azionariato di 200 euro, cioè con i 200 euro noi diamo un abbonamento che costerebbe 100 euro e un contributo di 100 euro a fronte di alcuni gadget che noi diamo, quindi c'è un contributo per chi vuole bene l'Agregas di 100 euro che ci porterebbe sicuramente della linfa nuova economicamente parlando, però significherebbe anche tanto avere e sentire i tifosi e la gente d'Agrigento vicino alla squadra, perché sarebbe uno stimolo in più per poter andare avanti. Presidente, ovviamente la tifoseria vuole anche sentire i primi colpi di mercato, quando arriveranno? Ma guarda, noi già oggi abbiamo avuto un incontro con il direttore sportivo e l'allenatore prima della conferenza stampa e abbiamo messo a punto alcuni tasselli. Già da stasera il nostro direttore sportivo si metterà al lavoro, ma state sicuri che già se
verranno confermati i nomi che abbiamo fatto oggi, saranno veramente delle gradite sorprese per i tifosi d'Agrigento. Rispetto alla passata formazione c'è qualche novità? Si parlava di riconferma del blocco under? Questo sicuramente, però di queste cose ne parlerà meglio il direttore sportivo con l'allenatore, perché sono loro i tecnici che possono decidere queste cose. Io se fossi me confermerei tutti, però è chiaro che bisogna fare, per fare parte del progetto Agas, la decisione spetta all'allenatore e al nostro direttore sportivo. Grazie Presidente. Vai. Vicepresidente Vella. Un Acargas nel segno della continuità, punta ancora in alto nonostante la delusione del 17 giugno, ma vi sono anche concrete possibilità per il salto di categoria d'ufficio? Ma voi l'avete visto anche oggi che, diciamo, quello che abbiamo fatto vedere ingaggiando un mister che all'altezza, forse magari anche la Serie D ci può stare anche stretta, qualcuno già l'ha detto, e sicuramente si vede ad occhio di tutti che puntiamo in alto, e noi attualmente speriamo solo un ripescaggio, che ce lo auguriamo che avvenga, per magari fare quella festa che avevamo lasciato un po' indietro, che potremmo festeggiare magari fra qualche un paio di settimane, e poi programmare, diciamo, perché noi ci stiamo preparando sia per l'eccellenza che per la Serie D, quindi su questo di punto siamo stati abbastanza attenti e con le idee chiare. Speriamo che, diciamo, ci seguano tutti i tifosi, come hanno fatto fino all'ultima domenica di campionato sulla finalissima, e che con questo pubblico sicuramente non merita altri tipi di cambiamento di idee, quindi sarà l'Agras di alte livelli. Questo. Nel frattempo la società si sta muovendo su due fronti, un fronte interno con un nuovo organigramma e ovviamente poi c'è il fronte potenziamento. Lei cosa può dirci sul fronte potenziamento, visto che dal 2 luglio le liste praticamente sono aperte e quindi si procede con i tesseramenti? Ma guarda, questo intanto noi sarà compito del direttore generale Toto Catania con il mister di vedere quello che abbiamo attualmente in casa, sia i giovani, qualcuno già grande, che penso che c'è qualcuno ci sia che già sono interessati. E poi, diciamo, già anche Toto Catania ha lavorato sotto indicazione del mister già dall'indomani che è stato, diciamo, raggiunto l'accordo, che potenzieremo per cercare di soffrire di meno anche il discorso, quello che abbiamo fatto durante la stagione, cioè tutto quello che delle piccole esperienze o positive o negative, quelle negative cercarle e portarle in positivo e quelle positive cercarle di migliorarle magari in meglio. Si parla di una partenza per il 25 di luglio? Sì, attualmente, diciamo, in linea di massima stiamo programmando tutto, diciamo, la sede dove fare dormire tutte le ragazze, e penso che se non è il 25-24, si parla di questa data, giorno più giorno meno, dovremmo partire a questa avventura. Avvocato Castronovo, nella conferenza stampa si è parlato tanto di ripescaggio, vi sono le carte per poter ambire al salto di categoria d'ufficio, possiamo dire qualcosina in più? Ma io posso dire che la domanda è stata vagliata, oggi è stata accettata dagli uffici della Lega, era completa, era dotata di tutti i requisiti, quindi siamo nella lista pubblicata alla federazione, perché si fanno due elenchi, uno per i perdenti play-out e uno per i perdenti play-off, quindi bisogna andare a vedere quelle che sono le domande di pescaggio per i perdenti play-off. Pare che da questo primo screening che è stato fatto noi ci collocheremmo tra il terzo e il quinto posto, poiché ogni anno in media vengono ripescate 10 squadre e che quindi 5 vengono attinte dai perdenti play-out e 5 perdenti play-off, ritengo che se questa è il primo vaglio che ha fatto la Lega dovremmo rientrarci, però facendo i debiti scongiuri io penso in positivo, perché come ho detto ad alcuni tuoi colleghi, quei festeggiamenti che non ho potuto attuare domenica 17 ho tutta l'intenzione di metterli in atto tra qualche settimana. Rigoli è considerato uno dei migliori tecnici sulla piazza siciliana, un tecnico che può vantare esperienze anche in Lega Pro, ecco, questo è sinonimo di successo garantito? Ma nel calcio non c'è niente di scontato, perché ovviamente puoi prendere una persona preparata, però bisogna dargli il materiale umano, bisogna metterlo a disposizione delle strutture per poter lavorare, quindi innanzitutto noi con Rigoli apriamo un progetto,
Devo dire, perché io poi non mi nascondo mai dietro un dito, lo scorso anno quando è stato presentato Montalbano avevamo detto che Montalbano sarebbe rimasto per tanto tempo, non sarebbe mai andato via, e però purtroppo, ahimè, già a novembre ci siamo, come dire, rimangiati queste parole, perché non eravamo tanto contenti come dirigente e abbiamo ascoltato anche la piazza. Poi sotto gli occhi di tutti che la scelta è stata infelice e che invece il ritorno dello stesso Montalbano ci ha proiettato in Serie D. Dunque, quest'anno che non si faccia pressione sull'allenatore, perché è un grande allenatore ma non è, come dire, non è un mago, deve avere la possibilità di lavorare con serenità, perché è un uomo, subisce la pressione della piazza e Agrigento sa mettere tanta pressione, quindi con molta tranquillità noi sposiamo un progetto Rigoli e mi auguro che questa volta non ci smentiamo e possiamo portarlo avanti anche per qualche anno, perché il nostro progetto a medio lungo termine ambisce poi un giorno, raggiunta la Serie D, a raggiungere la cognata Lega Pro, che penso che sia quantomeno una collocazione calcistica degna per la città di Agrigento. Prima conferenza stampa di presentazione di un progetto vincente, nonostante la delusione di qualche domenica dietro, lei può essere il comandante di una nave che vuole andare lontano? Ma io questo me lo auguro, metteremo tutte le nostre forze per poter tagliare il traguardo per primi. Sicuramente si riparte da quei magnifici tifosi che... Da quella ultima partita penso che bisogna ripartire con questa società, dove dimostra una grande determinazione nel cercare di portare più in alto possibile i colori bianco-azzurri, e quindi io mi auguro, ripeto, me lo auguro, ci metteremo io e il mio staff tutte le forze per poter raggiungere insieme alla città, insieme ai tifosi, insieme alla stampa, insieme a tutti per arrivare il più in alto possibile, e questo lo faccio con grande determinazione, anche perché Agrigento è una piazza sicuramente che capisce di calcio dal palato fine, con grande passione, che come pochi penso che si ritrova questa passione in altre piazze. Dal punto di vista prettamente tecnico, come giocherà l'Akragas? Ma questo vediamo i giocatori che arrivano, è inutile fossilizzarsi in cose già standardizzate, quindi cercheremo di portare quei, ripeto, principalmente dobbiamo portare dei giocatori che hanno una grande fame, una grande voglia, una grande determinazione. Non devono venire solo per venirsi a fare la passeggiata al corso o in qualche altra parte, veniamo qua per cercare di portare, ripeto, di portare dei risultati a questa dirigenza che sicuramente è alla città che merita. Dallo scorso 2 luglio praticamente sono aperte le liste di trasferimento, lei ha dato incarico al direttore sportivo di sondare il mercato, quali ruoli a suo giudizio praticamente sono quelli da colmare per un'Akragas vincente? Ma stiamo guardando un po' tutta la situazione a 360 gradi, il direttore sta sondando il mercato a partire da oggi, perché oggi diciamo che si può dare in là al discorso del mercato, quindi valuteremo un po' di situazioni, ripeto, cercheremo di portare quei giocatori, come ho detto prima, importanti, ma non solo di nome, ma principalmente che hanno voglia di fare bene. Grazie, in bocca al lupo. Roberto Lamalfa, un graditissimo ritorno ad Agrigento. Tu hai vestito la maglia bianca-azzurra, le emozioni di questo ritorno con una veste decisamente nuova, quella di appunto preparare i guardiapali bianca-azzurri? Sì, allora io dopo tanti anni, dopo esattamente 24 anni, rimetto piede ad Agrigento, come giusto che sia, perché un giocatore ex ritorna sempre al posto del delitto, si dice. L'emozione è tutta mia, non è vostra ma è mia, perché vedere, come mi hanno detto, 5.000 persone nella finale playoff ad Agrigento è una cosa di bello. Spero che quest'anno si possa ripetere. Io dico la mia, che il ripescaggio è quasi certo, secondo me, perché io ho vissuto una cosa del genere a Noto, e Noto è stato ripescato in Serie D, e quindi spero che il mio presagio sia esatto.
Ecco, questo tuo ruolo di preparatore dei portieri, hai già visto qualcuno degli ex biancazzurri? Mi riferisco a Casella, Infantino, che lo scorso anno, la scorsa stagione, hanno rivestito la casacca numero uno. O hai in mente altri nominativi da proporre eventualmente alla dirigenza? Allora, no, non ho visto nessuna partita dell'Acragas l'anno scorso, quindi non conosco né Casella né Infantino. Dipende, il mister io so che lavora, gioca con il portiere juniores, quindi se si fa l'eccellenza il portiere juniores non può essere più il 92 ma deve essere il 93 o 94, dipende tutto che categoria che si va a fare. Per quanto riguarda i nomi, sì, abbiamo qualcosa sotto, vediamo se possiamo e riusciamo a portarli qua da Agrigento. Un ritaglio a Marcord, Roberto, cosa ricordi di quelle memorabili stagioni? Allora, ricordo prima di tutto il caloroso affetto dei tifosi, perché mi ricordo sempre la curva sempre piena, la tribuna coperta sempre piena, e poi ricordo bei ricordi, ecco. Hai mantenuto qualche contatto con qualche tuo ex compagno di squadra? Sì, mi sento sempre con Maurizio Rizzari e con tanti altri, Morello, e Luigi Lamorella, Chiarelli, no, sempre ottimi rapporti con tutti. Grazie Roberto, in bocca al lupo. Grazie. Preparatore atletico russo, un binomio che si propone anche ad Agrigento con Pino Rigoli. Ecco, gli aspetti fisici hanno una notevole importanza in un torneo molto dispendioso di energie, soprattutto quello occidentale, dove la fisicità appunto è alla base di successi. Come pensa di programmare appunto la prossima stagione? Innanzitutto diciamo che la programmazione parte in base al materiale che abbiamo a disposizione, le caratteristiche che bene o male il mister cerca nel gruppo squadra, e da lì si andrà attraverso dei test, attraverso delle valutazioni, si andrà a programmare per benino un po' il lavoro che andrà spalmato durante tutta la stagione. Avete già individuato con la società delle date per iniziare appunto questa delicata fase di precampionato? Ma orientativamente intorno al 25, poi giorno più, giorno meno, si devono ancora trovare a livello logistico le sistemazioni, però la data precisa non c'è una data orientativa che è intorno al 25 di luglio. Grazie.